quanti anni pensate di poter andare avanti così? Il problema è che non ci sono merci da trasportare, perché se ci fossero merci li trasporterebbero. Non ci sono e nel futuro ce ne saranno sempre meno. Avremo tante macchine della polizia per controllare la popolazione, ma non trasporti di merci. Non si torna indietro. Ormai sei lì e balli. Dobbiamo esporci in prima persona su queste cose, non c'è niente da fare. Vediamo la condanna di tutti e quattro gli imputati alla pena finale di 9 anni e 6 mesi di reclusione. Io credo di ritenermi fortunato di sentirmi parte comunque di una grande famiglia, come possiamo chiamare il movimento Notav. Ritengo però che noi nasciamo soli e moriamo soli. E io mi trovo in questo momento in questo stato di una ricerca di libertà intesa come anche una forma di realizzazione, di felicità individuale. E questo non posso essere altro che io a farlo.